grande investimento sul porto, sulla portualità, sulla diportistica. Come sapete, noi abbiamo previsto non solo la parte della gamba dei privati, ma circa 700 milioni di investimento pubblico tra Porto di Napoli, Porto di Salerno, interportualità e tutta la mobilità, tutta la movimentazione, non solo persone ma anche merci. Ricordo sempre un dato, la nostra portualità, quindi Napoli, Porto di Napoli e Porto di Salerno sono il primo datore di lavoro della regione Campania. Quindi è qui che c'è il grosso della nostra economia per ragioni storiche, per ragioni geografiche, per ragioni economiche, oggi anche geoeconomiche e forse geopolitiche nell'area del Mediterraneo. Quindi questo è sicuramente un asset straordinario per investire in termini coordinati. Tanti proprietari di grandi yacht che oggi stanno a Marsiglia piuttosto che a Monte Carlo, a Genova, saranno interessati a spostarsi su Salerno per avvicinarsi ai mari caldi, e d'altro canto con l'aeroporto che è di fronte a Marina da Rechi significa creare un'opportunità, una bimodalità aereo, aria-mare di grande valore.